Eccoci qua, palloniamo.it, siamo con Letizia Camera. Ciao. Allora, dall'altra parte della rete avevamo una bella squadra oggi, primo set soprattutto giocato punto a punto, nel finale dal 23 in poi avete avuto qualcosa in più, cosa avete avuto in più per vincere il primo set? Ma per il primo set e tutta la partita siamo state aggressive con voglia di portare a casa la partita. E siamo state ordinate muro e difesa, abbiamo toccato tanto a muro, abbiamo avuto un po' degli alti e bassi, ma secondo me per merito loro, non per demerito nostro. E niente, avevamo tanta voglia di fare i tre punti e per cui per fortuna li abbiamo fatti. Una domanda tecnica, visto che sei palleggiatrice, e il muro di Pesaro era molto ben messo, piazzato e sporcava tutti i palloni o addirittura faceva un muro direttamente. Tu che sei palleggiatrice, smarcare le proprie attaccanti o dover cambiare sempre gioco, la difficoltà c'è stata oggi? Sì, è stato abbastanza difficile perché io cercavo di guardare con la coda dell'occhio se anticipavano gli spostamenti in modo da fregarle, però o mi facevano le finte oppure stavano lì e leggevano poi dopo il mio palleggio dove andare, per cui bene o male mettevano le mani bene e tante volte toccavano positivo o tornava, insomma siamo state brave a non cadere in questa trappola. Benissimo, una domanda invece da attaccante, anche oggi hai fatto il tuo primo punto, vero? Ma che primo punto? Ah no, così pensavamo, visto che fai la palleggiatrice, non pensavo facessi molti punti. Ultima domanda, torniamo sul serio, dall'altra parte della rete c'era la signorile oggi, che assieme a te e alla Bekis c'è diciamo anche una certa aria di futuro, di nazionale maggiore, ok, c'è la Ferretti ovviamente davanti, e una tua sensazione, un parere, una vista al futuro, come te la sogni questa avventura in una possibile nazionale maggiore, dopo i tuoi trascorsi nelle nazionali juniores? Vabbè, uno lavora per arrivare sempre più in alto, per alzare sempre di più gli obiettivi personali e se avrò la possibilità di essere chiamata e far parte anche con Noemi, perché no, della nazionale, ben venga, io lavoro partita dopo partita per migliorarmi sempre di più e si vedrà. Perfetto, ringraziamo Letizia Camera, un saluto agli amici di pallavoliamo.it. Ciao a tutti!